Finalmente il Teramo può festeggiare anche al Bonolis. Contro la Triestina arriva la prima vittoria del nuovo anno, 1-0, grazie alla rete decisiva nel primo tempo di San Domenico. Paladini torna al 3-4-3 e lancia di nuovo titolare proprio l'ex L'Aquila, con Gondò e Bacio Terracino a completare l'attacco, mentre Varas si siede in panchina per vedere Ventola agire sulla fascia sinistra del centrocampo. Triestina che vara invece un 4-2-4 con Petrella e Mensah a rifornire sulle fasce le punte Armà e Pozzebon. È un Teramo che nel corso della gara lascia il possesso palla agli avversari e prova di conseguenza ad impostare la partita sulle ripartenze. La mossa si rivelerà azzeccata perché al quarto d'ora Gondò serve sulla corsa Bacio Terracino. L'assist conseguente dell'ex lumezzane per San Domenico premia proprio l'attaccante biancorosso che sigla la sua seconda rete stagionale e porta avanti il Teramo. La Triestina sarà pericolosa nel corso della prima frazione solo con un calcio di punizione dell'ex Petrella che finisce di poco al lato. Per il resto biancorossi sempre molto attenti in fase di non possesso, con Sales e Graziano i più consistenti nel fermare gli alabardati. Anche Ventola ci proverà da calcio piazzato ma senza fortuna. La ripresa si apre con un tentativo di Pozzebon su cui Calore si fa trovare pronto, ma la Triestina spinge il Teramo a rintanarsi nella propria metà campo facendo notevole fatica ad uscire. Per ovviare a queste difficoltà, Paladini cambia gli esterni di attacco, chiamando fuori San Domenico e Bacio Terracino e facendo entrare Tulli e Varas. Qualcosa effettivamente cambia e dal 20° Tulli prova in bello stile a liberarsi e ad affar male a Boccanera, ma il tiro che ne esce è troppo debole. Gondò lascia il campo prima della mezz'ora tra gli applausi del Bonolis, che ne premiano le sportellate in avanti ed il merito di aver fatto partire l'azione del gol. E ancora Pozzebon a provarci alla mezz'ora con pallone che finisce di pochissimo al lato e con speranza fondamentale 2 minuti più tardi nel respingere un tentativo al volo in aria di Armà. Graziano chiede il cambio per crampi, Paladini manda in campo Ilari e passa al 3-5-2. Il finale non offre occasioni da gol, ma il Teramo perde Tulli in vista dell'importante trasferta di Gubbio in programma sabato prossimo, espulso l'attaccante insieme a Hidalgo e Baic al termine di una rissa che parte in prossimità del centrocampo. Per i biancorossi arrivano comunque 3 punti fondamentali in ottica salvezza, con prestazione solida da confermare sabato prossimo quando mancherà anche Sales per squalifica.